tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. L'Inter batte i calci di rigore il Paris Saint Germain 7-6. Era finita in parità 1-1 al 90esimo in questa terza amichevole della tournée estiva. Non si trattava di International Champions Cup, ma di un'amichevole esterna alla competizione estiva. L'Inter giocherà appunto la terza partita dell'International Champions Cup il 4 di agosto contro il Tottenham. In questa terza amichevole invece di fronte c'era il Paris Saint Germain di Mbappé, di Cavani entrato nel finale, non di Neymar, nemmeno convocato per questo test. Neymar che è dato sempre più in partenza, destinazione Barcellona. Ne parleremo però in un prossimo video. L'Inter che va sotto al 40esimo minuto grazie al colpo di testa sull'assist da calcio di punizione di Sarabia, colpo di testa vincente di Kehrer che batte Handanovic incolpevole sul colpo di testa del difensore tedesco. Paris Saint-Germain in vantaggio meritatamente nella prima frazione per le occasioni create, con Mbappé e spesso anche Sarabia come diciamo migliore interprete nel ruolo di davanti. Sicuramente la Paris Saint-Germain aveva una condizione superiore all'Inter, Inter che faceva sicuramente molta difficoltà nel creare occasioni pericolose lì davanti. Ancora una volta il duo Perisic e Spodit con il 2002 sicuramente protagonista di qualche giocata assolutamente molto molto positiva. Nella seconda frazione l'Inter cerca di trovare più giocate importanti, non riesce però a ottenere diciamo quelle occasioni che potrebbero garantire il risultato del pareggio prima dell'entrata di Samuele Longo. Sarà l'attaccante classe 92 girato in apprezzo per 7 stagioni consecutive a dare al 94esimo, proprio prima del fischio finale, il pareggio che porterà la gara ai calci di rigore. Ai calci di rigore l'Inter avrà prima l'occasione con Antonio Candreva di vincere la parità. Candreva però tira il calcio di rigore con lo scavetto, con il cucchiaio che si stampa sulla traversa. Poi un altro errore del Paris Saint-Germain, un'altra palla di Handanovic che aveva parato prima il quarto rigore. La parata di Handanovic invece sul settimo calcio di rigore consente a João Mario di dare all'Inter questa vittoria. Quindi 1-1 al 90esimo grazie al pareggio di Samuele Longo, e poi il calcio di rigore, il rigore decisivo di João Mario consente all'Inter di vincere questa prima amichevole della tournée estiva, che era anche l'ultima dopo la sconfitta all'esordio contro il Manchester United grazie al gol di Greenwood, la sconfitta contro la Juventus con i calci di rigore, ecco la vittoria invece nei penalty contro il Paris Saint-Germain. Adesso l'Inter avrà questa quarta amichevole diciamo internazionale il 4 di agosto contro il Tottenham, una specie di rivincita del già duello andato in scena nella scorsa fase girone della Champions League, con la vittoria, ricordiamo, 2-1 dei nerazzurri a San Siro in rimonta grazie ai gol di Cardi e di Vecino, e la sconfitta che ha sicuramente dato il pass al Tottenham verso gli ottavi di finale a Londra grazie al gol di Eriksen. Quindi finisce questa prima parte della tournée ovviamente asiatica per quanto riguarda l'Inter, la nuova Inter di Antonio Conte, che però aspetta ancora una volta i rinforzi lì davanti, con Edin Dzeko che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si parla di una trattativa che si sta diciamo formalizzando con l'Inter, che punta sicuramente a ottenere l'attaccante bosniaco però in saldo rispetto al prezzo fatto dalla Roma, che è di 20 milioni. L'Inter in questo momento è ferma a 12 milioni con la Roma, che ne chiede almeno 15 per chiudere la trattativa. E poi ovviamente si sonda sempre il nome di si sonda per fare il colpaccio con il Manchester United per quanto riguarda Lukaku, con le richieste dello United che sono sicuramente molto molto diciamo sostanziose. Si parla di 80-85 milioni, l'Inter è ferma a 70. C'è anche diciamo l'incubo che nella trattativa si possa insediare la Juventus, che potrebbe inserire nella trattativa Paulo Dybala. Staremo a vedere, ma comunque l'Inter chiude questa prima parte della tournée con la vittoria ai calci di rigore contro il Paris Saint-Germain grazie al penalty di João Mario, che però è dato in partenza. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.